sopralluogo per verificare lo stato del cantiere per la riapertura della provinciale 42 della Val Cichero. A che punto siamo? Si è appena concluso il sopralluogo sulla SP42 nel comune di Mezzanego, anche se la strada serve la frazione di Cichero, che è appunto nel comune di San Colombano Certeno. Lì vi erano i tecnici regionali, i sindaci di Mezzanego e di San Colombano, Repetto e Solari, il consigliere metropolitano Franco Senarega e l'assessore regionale Giacomo Gianpedrone. Il dato importante è che i lavori stanno continuando secondo il cronoprogramma, sono fatti a regola d'arte e sono stati disgaggiati diversi massi, e questo ha reso evidente il pericolo che incombeva su quella strada. E voglio ricordare che alla fine mantenere la sicurezza è il faro che ci deve guidare, è la priorità. In questi giorni dovrà essere rimosso il materiale che era stato riportato sull'asfalto per attutire i colpi dei massi che sono stati disgaggiati. Insomma, le cose stanno procedendo bene, si vede davvero una luce in fondo al tunnel. Di che massi stiamo parlando, di che dimensioni? Stiamo parlando di massi di diverse dimensioni, massi molto importanti e altri di dimensioni più piccole, però che comunque con la velocità che assumono lungo il pendio davvero costituiscono un pericolo molto grave per chi transita sotto. Credo che anche la stessa popolazione, vedendo le foto dei massi disgaggiati, abbia preso piena contezza del pericolo che era incombente lì. Il lavoro definitivo si concluderà con la posizione delle griglie paramassi, però diciamo che la riapertura, seppur tenendo conto delle condizioni meteorologiche che dovranno essere favorevoli, potrebbe avvenire entro il fine di questa settimana.